Siamo ultimi in Europa per investimenti in prevenzione, una posizione costosa perché ogni miliardo stanziato in questo settore se ne guadagnano 3 in riduzione delle spese di cura e riabilitazione. E se l'Italia si allineasse agli altri paesi europei, potrebbe ottenere in 10 anni risparmi per 8 miliardi di euro. Numeri e previsioni sono stati illustrati nell'incontro promosso a Roma dall'Università Campus Biomedico e dal FASI, il Fondo Sanitario Integrativo dei Dirigenti d'Azienda. Il rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dà conto di questo particolare spread per il nostro paese. Nelle attività di prevenzione sanitaria, infatti, l'Italia spende appena lo 0,5% della spesa sanitaria complessiva, contro una media europea del 2,9%, sopra la quale si collocano paesi come la Germania, la Svezia, l'Olanda e la Romania.